years, we've listened to the tales of our fellow soldiers. But the war has changed. And with it, the stories. Dopo un lungo periodo di attesa, in cui il team si è dedicato soprattutto a sistemare i bug di Battlefield 4, DICE ha finalmente rilasciato il secondo DLC del suo sparatutto, una nuova collezione di mappe intitolata Second Assault. Lo scopo di questa espansione è quello di riproporre in salsa all'Evolution alcune delle mappe più apprezzate dello scorso terzo capitolo. Second Assault reintroduce nella saga la modalità cattura la bandiera, già spuntata nel DLC Endgame per Battlefield 3. Qui i due team avversari si affronteranno in una versione ridotta delle quattro location proposte dal pacchetto. Il gameplay si fa decisamente interessante nelle mappe che permettono l'uso di veicoli, consentendo rapidi spostamenti da un estremo all'altro della mappa, mentre la fanteria guadagna posizioni di vantaggio in modo da bersagliare i giocatori avversari. Tuttavia, la modalità non costituisce un vero e proprio valore aggiunto per chi proviene da Battlefield 3, dal momento che sia la modalità cattura la bandiera che le mappe non sono inedite. Da questo punto di vista, ci saremmo aspettati uno sforzo ulteriore da parte degli sviluppatori per proporre qualcosa di davvero nuovo, capace di stuzzicare anche l'utenza che ha spolpato i precedenti capitoli. Anche per ciò che concerne il parco mezzi, nessuna vera novità per Second Assault, che vede il ritorno del Desert Patrol Vehicle e del Bobcat. Il primo è un mezzo su ruote rapido e veloce, ottimo per gli spostamenti sulla lunga distanza, mentre il secondo è uno scavatore con pala meccanica dalla dubbia utilità bellica. Anche qui, insomma, si capisce che DICE non intende ampliare l'offerta di Battlefield 4 in modo sostanziale, rimanendo fermamente ancorata al lavoro svolto con il vecchio DLC Back to Kharkand, sviluppato per il terzo capitolo. La vera offerta di Second Assault riguarda le quattro mappe provenienti da Battlefield 3, riviste con il motore grafico Frostbite 3 ed i concetti di L'Evolution su cui fa perno questo quarto capitolo. Caspian Border è stata la mappa di punta del precedente capitolo, che torna in una versione rivista ed aggiornata. Potremo ripercorrere il confine vicino al Mar Caspio in un magnifico paesaggio autunnale che si contrappone alla bieca devastazione della guerra. Il panorama ha subito importanti modifiche in prossimità del confine, dove adesso si erge un imponente muro di cemento armato con torrette e checkpoint ben difesi. Gli accessi ai varchi, grazie all'Evolution, dispongono di barriere antiveicolo che possono essere alzate o abbassate a piacimento dai giocatori, e l'altissima torre che si erge in prossimità della base USMC ora può essere abbattuta in qualsiasi momento della partita. Questa è decisamente la mappa che più abbiamo apprezzato di Second Assault per la sua varietà negli approcci tattici, la bellezza del paesaggio nella stagione in cui è ambientata e soprattutto per le novità introdotte non solo sul fronte estetico ma di gameplay. Amata in Battlefield 2 e adorata nel 3, Gulf of Oman non poteva mancare anche in Battlefield 4. Dal punto di vista visivo, il magnifico paesaggio della città medio orientale baciata dal sole e bagnata dal mare è rimasto pressoché immutato. Tuttavia l'uso della L'Evolution ha permesso agli sviluppatori di scatenare una tempesta di sabbia nel bel mezzo della partita, trasformando quello che era uno scenario bellico di ampio respiro in uno molto più orientato al close quarter combat. In particolare i mezzi aerei saranno quelli che soffriranno maggiormente del calo di visibilità, non potendo più dare supporto alle truppe di terra come in precedenza. Il tutto si sposta sulla fanteria, che arranca di edificio in edificio tra le insidiose vie della cittadina. Fanno la loro comparsa anche alcuni ascensori sui palazzi più alti, garantendo ai cecchini una via rapida e sicura sino alla vetta dell'edificio. In prossimità della spiaggia sono stati posizionati alcuni campi minati che si possono far brillare una volta raggiunto il detonatore. Insomma, come Caspian Border, anche Gulf of Oman tiene alta l'attenzione su questo DLC con interessanti novità, anche se non così sostanziali come ci saremmo aspettati. Anche Operation Firestorm è stata una delle mappe più gettonate del terzo capitolo. Poco è cambiato nel paesaggio, che ritroviamo ancora una volta straziato dalle incessanti trivellazioni e sporcato dai fumi dei pozzi petroliferi in fiamme. Qui le innovazioni della L'Evolution sono sostanzialmente marginali e si riducono alla possibilità di aprire e chiudere le saracinesche dei magazzini situati lungo il percorso, oppure di poter dare alle fiamme le postazioni dei cecchini poste sulle ciminiere più alte. Operation Firestorm non ci ha convinto pienamente in questa riproposizione, anche se grazie all'eccellente design della mappa e alla possibilità di disporre di un ampio parco mezzi, si fa piacevolmente rigiocare. Operation Metro è l'unica mappa close quarter combat del pacchetto e soprattutto la sola incentrata esclusivamente sulla fanteria. In questa versione Frostbite 3 la mappa è stata tagliata rispetto al precedente capitolo, tanto che la fazione USMC comincia direttamente all'interno dei tunnel della metropolitana francese, anziché nel parco sopra di essa. Ci aspettavamo sostanziali modifiche a livello di design, visto che questa mappa ha sempre sofferto di un importante punto di stallo in prossimità delle scale mobili.
Nonostante siano stati introdotti degli ascensori e un tunnel di manutenzione che corre ai lati, ancora una volta l'azione tende a bloccarsi nel medesimo caotico punto. Davvero un peccato. È inutile dirlo, Operation Metro non siamo riusciti proprio a digerirla. Nonostante sia una delle mappe più giocate, il fatto che ancora oggi il gameplay soffra degli stessi problemi fa di questa rivisitazione la peggiore di tutta l'offerta. Per chi conosce Battlefield 3, Second Assault non è sicuramente un DLC ricco o interessante. Le quattro mappe sono già state esplorate nel precedente capitolo, la nuova modalità è vista e rivista, delle cinque armi una è inedita e i due veicoli aggiungono ben poco al gameplay. Le aggiunte della Levolution sono in alcuni casi marginali e probabilmente solo in Caspian Border riescono a brillare. Insomma, non possiamo che sconsigliare questo DLC a tutta l'utenza che proviene dal terzo capitolo. C'è qualche novità a livello di design, ma di certo non vale il prezzo d'acquisto proposto dagli sviluppatori. Tuttavia, se Battlefield 4 è la vostra prima esperienza con lo sparatutto DICE, allora potreste farci un pensiero. Non tutte le arene sono riuscitissime, ma in un paio di casi la componente scenica si fonde in maniera sinceramente riuscita con il design strutturale, per risultati sicuramente d'impatto.